Il mio intervento oggi è più che altro un invito all'amministrazione comunale per quanto riguarda un sit-in che si sta organizzando giorno 10 settembre presso Palermo al Palazzo di Orleans, e parlo soprattutto con l'assessore ai servizi sociali, quindi l'assessore Monteleone. Parecchie città si stanno organizzando contro i criteri stabiliti dal decreto Musumeci, che prevede tra le altre cose la riduzione dell'assegno di cura ai disabili gravissimi e preclude ai gravi la libertà di scelta, imponendo agli stessi servizi territoriali che stravolgerebbero un contesto di vita già avviato. Il mio impegno è quello, considerato che l'amministrazione comunale in passato ha sempre comunque lavorato nell'interesse di migliorare l'assistenza ai disabili di questa città, considerato che ci sono parecchi sindaci e parecchie forze politiche che saranno presenti proprio il giorno 10 a Palermo, sarebbe opportuno alzare la voce nell'interesse di dare comunque dignità ai nostri diversamente abili. Ci sono parecchie associazioni della città di Massa del Vallo, so che si stanno organizzando parecchie famiglie con pulmini attrezzati anche per portare lì diversamente abili. Sarebbe opportuno, con una grande maturità politica, di essere presenti a Palermo, in quel di Palermo. Ho detto per dare dignità ai meno fortunati, perché bisogna rispettare la libertà di scelta. Qui si parla di dare dignità a quelle persone che sono stati meno fortunati di noi. La libertà di scelta è semplice, perché è giusto che un disabile deve decidere dove vivere, come vivere e soprattutto da chi farsi assistere. Non può essere un decreto regionale a creare comunque dei paletti o a limitare i servizi a questi attori principali che io in questi 9 anni ho cercato di fare presente, nel senso che sono stati gli attori principali del mio percorso politico. E il mio invito è quello di sensibilizzare tutte le parti politiche. Non possiamo stare silenti, dobbiamo alzare la voce adesso, perché le scelte che stanno facendo, secondo me, sono scelte scellerate. Quindi serve un grande impegno in sinergia con le famiglie, perché adesso le famiglie diversamente abili hanno bisogno di noi e noi dobbiamo scendere in campo nell'interesse di garantirgli quello che è giusto, cioè la loro dignità sull'assistenza. Perché è giusto che uno l'assistenza la decide come vuole, a chi vuole, non ce la possono imporre, che sia chiaro. Questa amministrazione in questi anni ha lavorato dando assistenti importanti nelle scuole, l'assistente igienico personale, diciamo che siamo andati, ci hanno classificato come comune virtuoso, ma noi non ci dobbiamo solo limitare a fare il nostro lavoro, dobbiamo anche impegnarci a sensibilizzare quella parte politica regionale, perché poi alla fine a scalare queste problematiche si ripercuotono sui comuni, e allora interveniamo adesso che il malato si può curare prima che muore. Il mio intervento è stato semplicemente costruttivo nell'interesse che l'amministrazione comunale possa aderire e partecipare a questo sit-in che sarà a Palermo giorno 10. Grazie.